A proposito di musei, c'è qualcosa di buono, tra virgolette, in arrivo per quanto riguarda le mostre? Sì, dopo aver inaugurato la mostra di Claudio Barantini, l'Israel Camp, disegni e fotografie, che è naturalmente un evento di carattere internazionale, noi saremo i primi in Italia, svelo questa cosa prima della conferenza stampa ufficiale, ma lo faccio perché comunque ormai stanno iniziando a vedersi i post su internet, sul web. Noi inaugureremo il 7 una mostra dal titolo Da Vedova a Vedova. Si parla quindi di Emilio Vedova, che nel 2019 saranno festeggiati i 100 anni della sua nascita, grande artista dell'arte concettuale, dell'arte povera, eccetera. Lo facciamo attraverso un percorso narrativo, appunto, Da Vedova a Vedova, perché noi abbiamo in collezione un'opera del 52 che ha vinto il premio del Golfo dell'epoca, di Emilio Vedova, una grande opera che colleziona nei nostri musei, Le vie del mare, che si incontrerà quindi con circa 60 incisioni di grandi dimensioni che fanno parte della collezione Albicocco. Albicocco è stato lo stampatore di tantissimi, da Cunelis appunto a Vedova, e allora noi abbiamo raccolto tutte queste opere, le esporremo al CAMEC facendo il punto non solo sul lavoro di Vedova, ma anche su una tecnica, quella incisoria, che è comunque molto importante e un approfondimento di grandissimo livello, e su Vedova siamo i primi a partire.